Una ricetta magica, magica magica, che ha come protagonista le rape, le cime di rape e le foglie delle rape. È magica questa ricetta per me perché, innanzitutto perché è una ricetta di mio figlio Vincenzo che noi proponiamo nel nostro ristorante. In realtà lui fa proprio una cotoletta di rape che serve in un panino, in un bun, in uno dei suoi hamburger. Poi è anche magica secondo me perché potrebbe essere un modo per far mangiare questa verdura ai bambini. Vi mostro come preparo le crocchette di rape infugate. Per preparare questa ricetta servono 1 kg di cime di rape fresche, 2 tuorli d'uovo, 2 cucchiai di pan grattato, 2 uova, 200 g di panko, 1 spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta. Ho già nettato e lavato le rape. Ho raccolto sia le cime che le foglie. Le vado a infucare, che significa cuocerle direttamente da crude nell'olio con l'aggiunta di aglio e talvolta anche peperoncino. In questo caso non ce l'aggiungo perché magari la possiamo fare assaggiare qualche bambino. Aggiungo uno spicchio d'aglio e lascio dorare. Le rape. Salo. Copro e lascio cuocere a fuoco basso. Pronte, sono appassite, ben tostate, devono essere tostate al limite del bruciacchiato. Adesso le trasferisco in una ciotola, sì. Aggiungo 2 tuorli, pan grattato, il sale già l'avevamo aggiunto prima, impasto e mentre impasto provo a schiacciare le rape. Le foglie un po'. È arrivato il momento di sporcarci le mani. Preparo delle crocchette che poi passo nell'uovo sbattuto e nel panko. Allora, se dobbiamo pensare a una verdura che caratterizzi un po' il nostro territorio, quale verdura se non alle rape? Che in realtà l'utilizzo canonico è quello di prepararle o semplicemente cotte al vapore oppure lessate, condite con un filo d'olio e qualche goccia di limone. Le tuffo molto delicatamente in olio bollente, in abbondante olio bollente. Devono essere immerse nell'olio e vanno rigirate frequentemente. Ed eccole qua, calde, croccanti e molto molto profumate. In piatto, in coppo. Un rametto verde che ci sta sempre bene. E gira, 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 la magia è fatta. Assaggio. Le senti le rape? E questa è la Puglia nel piatto. Netto le rape e le faccio cuocere in una padella con olio, aglio e sale. Una volta cotte, le trasferisco in una ciotola. Aggiungo 2 tuorli, 2 cucchiai di pan grattato e amalgamo con l'aiuto di una forchetta.
Divido il composto così ottenuto a forma di crocchette e le impano in uovo e panko. Riscaldo l'olio per friggere e faccio cuocere le crocchette fin quando non saranno ben dorate.